Allora, questa sera riflettiamo anche su cosa sono i piccoli musei, ci vorranno sicuramente il dottor Palamara. Piccoli musei non per dimensioni, non certo perché sono piccoli rispetto ad altri di dimensioni più grandi, ma piccoli musei perché il piccolo museo entra nel tessuto sociale, entra nella cultura e apre una porta sulla storia del territorio. E racconta i luoghi, racconta le persone, racconta la cultura. Diciamo che i grandi musei sicuramente raccontano cultura, ma se pensiamo ad un grande museo a livello nazionale, potremmo dire che un Louvre potrebbe scambiarsi le sue opere interamente con il National Gallery di Londra o un museo nostro di livello nazionale, senza per questo perdere. I piccoli musei non possono scambiarsi nulla, ognuno racconta il proprio territorio, ognuno rappresenta le radici di quel territorio. E tanto più forte il legame con questo territorio da parte del museo della Lucia Salentina, tanto quanto più è forte questa peculiarità di questo territorio. Appartenere alla Lucia non significa soltanto aver parlato, che ormai sono in molti persone che riescono a parlare in grido, ma significa avere una cultura diversa, un modo di pensare diverso, un modo di essere diverso. Diverso e quindi unico. E quindi questa unicità del territorio va tutelata e il piccolo museo di Calimera fa questo. Così come cerca di tutelare la scuola, questa cultura unica che appartiene alla Regina. E quindi è nostro compito aiutare il museo, la scuola e gli enti locali a mantenere l'interno questo. Perché la cultura e la tradizione appartengono a ciascuno di noi e possono essere non solo una radice che affonda nel passato, ma possono determinare il futuro. Mantenere questa cultura, difenderla a 360 gradi, non ci piace dire, ci siamo detto più volte, no? Significa partire dalla lingua, ma per passare attraverso la musica, passare attraverso le tradizioni, attraverso la cucina, perché no? E tutelare questo patrimonio che caratterizza questo territorio per dare sviluppo, uno sviluppo economico che non può passare solo attraverso il turismo, o non può essere immaginato come tale. Il turismo deve diventare un volano che parte dalla tutela del territorio. Piace includere anche il paesaggio, che non può essere occupato, non può essere sacrificato in nome di progressi fantomatici, ma deve essere tutelato unicamente al resto che appartiene a questo territorio, in modo che la Lucia prima del Salento e del suo insieme preservi questo suo patrimonio e parta da questo suo patrimonio culturale, paesaggistico per determinare una nuova forma di sviluppo. Forma di sviluppo che dobbiamo ai nostri giovani per dare loro un'opportunità, perché sicuramente nel momento in cui noi partiremo dalla cultura, dall'unicità del territorio, la tuteleremo, non sarà solo il turismo a svilupparsi, ma tutto un indotto che andrà sicuramente dal settore informatico, al marketing, al commercio, ai servizi alle imprese, a tutto un indotto che dal turismo potrà partire. E questo significherà mantenere i nostri ragazzi qui da noi, perché gli istituti superiori, anche di eccellenza del Salento, preparano ragazzi che poi con l'Università del Salento o il Conservatorio di Lecce preparano ragazzi di eccellenze che poi sono costretti ad andare via, a munirsi di quella famosa valigia che non è più di cartone, e non per questo fanno male. Quella valigia che li porta lontano per poter spendere le proprie competenze. E il ciclo si ripete. E purtroppo si ripete sempre con numeri sempre più risicati, perché stiamo invecchiando. Il Salento è una popolazione che tende ad invecchiare, perché i giovani vanno altrove, non trovano lavoro, quindi altrove che spendono il loro sapere, è altrove che portano le risorse umane che noi abbiamo formato ed è altrove che costruiscono le nuove famiglie e quindi arrivano. Quindi per tutto questo, per una serie di altre motivazioni, è necessario
ovviamente saluti del Presidente dell'Unione dei Comuni di Lastomero, sindaco anche di Pignano, e questa iniziativa, questo seminario di informazione cade qui in un pomeriggio dove vedo anche gli alunni e le alunne del Serale di Marta, e non può che farci piacere vedere comunque tanti studenti che non hanno più l'età degli studenti, diciamo, tipo, ma che hanno scelto di mettersi in gioco e di frequentare la nostra scuola. Anche a loro ci si rivolge quando si parla di queste opportunità, perché se una persona a 40, 50 anni decide di mettersi in gioco, lo fa anche per una esigenza lavorativa, non soltanto per una necessità di accrescere il proprio profilo culturale, e non dobbiamo nasconderci. Oggi abbiamo questa sinergia. Devo dire ad onore del vero che lo scorso anno, tra le poche cose, e lo dico con spirito autocritico, ma nello stesso tempo sempre con una speranza accesa nei confronti dell'Unione dei Comuni, però lo scorso anno è stato finanziato da parte dell'Unione dei Comuni un seminario da due giorni che ha curato proprio il nostro Silvano Palma proprio sui piccoli musei, e ha avuto un rilievo nazionale questo dibattito, questo convegno che si è tenuto a Carimera presso il Cimonatino. Devo dire che questa figura che si presenta oggi ovviamente non può essere una figura diffusa in maniera massiva, ma sicuramente se c'è qualcuno che vuole, come dire, lavorare e apprendere conoscendo il territorio, lo può fare seguendo questo indirizzo. Perché dico questo? Perché quello che ha fatto Silvano Palma in 30-40 anni, costruendo da nulla un museo, un piccolo museo della memoria e della storia della Chiesa Cattolica, prima che diventasse e che assumesse anche la definizione di museo, è stata innanzitutto un'attività di raccolta, un'attività di studio, che poi si è trasformata in museo e in tutto quello che abbiamo in quella casa della memoria. Tuttavia, le persone che si fanno sono oggi, da un punto di vista anche turistico, persone che servono a questo territorio per dare le informazioni e per trasmettere in forma orale, in forma scritta con le comunicazioni, tutto ciò che significa la Chiesa Cattolica. Io invito tutti quanti, i cittadini e tutti gli operatori culturali, a formarsi nella conoscenza del territorio, nella conoscenza della storia dei nostri centri storici e di tutti quanti i siti archeologici che ci sono nella vicina. A Martano abbiamo un importante insediamento archeologico, che è quello di Avigliano, ma allo stesso modo abbiamo anche altri monumenti megalitici, dal Menir, dalla Specchia dei Mori, e così, nella interezza dell'Unione e del Salento in generale. La nostra ricchezza è proprio questa. Parliamo di museo, ma allo stesso tempo, come diceva la nostra dirigente, si parla anche di tutela del territorio. La tutela del territorio per noi come amministratori è al primo posto per poter conservare e promuovere lo stesso territorio. La tutela della bellezza del paesaggio è al primo posto rispetto ad altri tipi di economie rispettabilissime, ma che non sono compatibili con lo sviluppo di questo territorio. Mi fermo qui, ringrazio tutti i relatori e tutti i partecipanti, in particolare saluto il nostro punto di riferimento per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, che è Luigino Sergio,
che ha un'esperienza di sindaco e di dirigente e nello stesso tempo anche di presidente dell'Unione dei Comuni, che ha seminato alcuni concetti negli anni, facciamo, come dire, nella collaborazione e nella volontà di crescere insieme, facciamo tesoro di alcune significazioni, con la consapevolezza che non tutti gli amministratori e non tutte le amministrazioni, non tutte le popolazioni possono nello stesso tempo, nello stesso periodo storico, cogliere alcuni input e alcuni stimoli. La volontà però e la determinazione sono fondamentali per portare avanti sia l'unione dei comuni, sia il concetto di fusione dei comuni che si vorrebbe all'interno di questa unione portare avanti. Saluto ancora tutti e auguro un buon lavoro. Buonasera a tutti, iniziamo questa tavola, secondo dibattito che è già iniziato in maniera molto interessante, perché i saluti e gli onori di casa non sono stati retorici ma sono già entrati nel vivo dell'argomento che siamo qui a discutere. Intanto due parole di presentazione su chi siamo, perché noi siamo qui e in occasione per fare questo dibattito è anche la presentazione di un corso che il sindaco Laudino ci ha accennato, e quindi devo dire che siamo qui sia come Istituto Nazionale di Documentazione e Informazione e Ricerca Educativa del Ministero dell'Istruzione, che 10 anni fa ha proposto l'università telematica per sostenere e formare delle figure che conoscessero delle attività innovative nelle scuole, fondamentalmente. Quindi diciamo un'università a servizio della scuola, e quando lo dico perché questa è un'università che nasce proprio da un istituto che lavora per la scuola in collaborazione con l'Università di Firenze. Questa opportunità che cogliamo stasera, e di cui ringrazio non in maniera retorica, perché lo si dice sempre, si ringrazia per l'invito e per l'opportunità, ma questa per noi è come Istituto Nazionale e come università che si rivolge proprio per la sua natura telematica a tutto il personale della scuola italiana, è un'opportunità bella, perché ci rivolgiamo e insistiamo in questo caso su un territorio che si identifica realmente con una cultura, con una storia, con una minoranza linguistica, e nel tempo ha saputo anche crescere e diventare, passatemi in termini, moderna, che non è andata a deperire come spesso succede in altri luoghi, alle comunità che coltivano le lingue di minoranza. Quindi noi abbiamo a livello nazionale incontrato l'Associazione dei Piccoli Musei. Questa associazione ha qui una rappresentanza di punta, perché il lavoro che si fa a Panamà e della Casa Museo della Civiltà Contadina di Calimera è un punto di riferimento per il lavoro dell'Associazione Nazionale. Perché abbiamo fatto questo accordo e abbiamo sviluppato insieme l'iniziativa che presentiamo stasera? Perché i piccoli musei, l'avevo già accennato la dirigente scolastica iniziando, i piccoli musei non sono piccoli in quanto sono oggettivamente, non sono gli Uffizi per intendersi, non sono il Louvre, ma sono uno snodo veramente legato al territorio, e come tale posso interpretare la parola museo in maniera diversa. Guardate, noi abbiamo discusso molto su questa figurina e abbiamo messo sulla copertina di questo Debian.
perché gli amici dell'associazione si dicevano: l'arte non va messa in cornice, l'arte non va relegata, il museo deve essere un'altra cosa. E hanno ragione, perché entriamo nel vivo davvero di quello che vorrei dire: il museo esprime l'identità culturale del territorio e può diventare il luogo dove la scuola e il territorio trovano veramente un luogo di laboratorio comune. Su questo voglio spendere due parole, perché si fa della retorica, vedo che ci sono anche molti giovani e è bene chiarire bene di cosa stiamo parlando. Dicevo prima, il rapporto tra scuola e territorio è una delle cose più difficili che si riescono ad attuare. È difficile. Perché? Perché intanto perché veniamo da una scuola dello Stato e da un territorio degli enti locali. Questa è una storia che sembra finita, finisce nel 1999 con l'autonomia scolastica. Noi abbiamo, per i giovani non lo sanno magari, la legislazione scolastica, a scuola non si studia, però noi dal 99 abbiamo delle istituzioni scolastiche che dovrebbero essere più legate alla realtà in cui si trovano che non al superiore ministero che emana programmi che poi nelle scuole vanno insegnati agli studenti. Eppure questo rapporto è difficile, la scuola si sente ancora spesso un ente di istruzione che deve ricevere semmai sussidi o aiuti dagli enti locali. L'ente locale spesso, per fortuna mi pare che qui la situazione sia un pochino diversa, però stenta a riconoscere la scuola come un servizio a cui deve contribuire, no? Alcune cose deve fare per forza, i trasporti, le mense, eccetera, ma quando si parla di cultura allora l'ente locale a volte esita a proporsi alla scuola in maniera forte. Quindi che cosa succede? Che a volte il rapporto di rete, di collaborazione si risolve invece in un rapporto difficile, non dico conflittuale, ma difficile da attivare. Cioè, come tutti i rapporti che funzionano, deve essere bidirezionale. Cioè la scuola per ricevere deve andare anche molto al territorio, può sembrare retorica, ma poi magari si può ragionare anche come si fa a mettere in pratica questa cosa. Noi, pensando a una figura da formare di esperto in attività laboratoriali di rapporto tra scuola e museo, abbiamo pensato alla didattica al territorio come laboratorio didattico. E abbiamo individuato due punti. Noi abbiamo pensato che questi due punti fossero in modo preferenziale indirizzati, l'uno alla scuola del primo ciclo, quindi alla scuola primaria e anche alla scuola secondaria di primo grado, e l'altro al secondo ciclo, ovvero agli istituti superiori. Il primo riguarda la didattica, il tema della didattica laboratoriale, il secondo quello dell'alternanza scuola-lavoro. In realtà sono due facce dello stesso problema. Perché? La didattica laboratoriale è una di quelle cose di cui i documenti ministeriali di indirizzo, le indicazioni sono piene, no? Bisogna fare, è come il tema delle competenze, si deve insegnare le competenze, si devono certificare le competenze in uscita, ma che vuol dire didattica laboratoriale? Cioè, ormai tutti sanno che non vuol dire andare in un posto fisico, in un laboratorio, a fare esercitazioni, quello è un'altra cosa. Vuol dire insegnare in maniera attiva, collaborativa e adoperando con gli studenti, introducendo gli studenti a delle metodologie di ricerca. E qui il museo può fare il suo lavoro tantissimo, il piccolo museo, perché il sindaco parlava di beni culturali, buona parte dei beni culturali i territori ce li hanno come potenziale, cioè c'è tanto materiale da scoprire, tantissime cose che vanno ancora
tutelate e valorizzate, e questo si deve fare in collaborazione fra territorio e scuola, cioè la scuola. Faccio un esempio banale ma conosciuto da tutti quelli che si occupano di scuola. Una delle discipline più difficili da insegnare e che trovano oggi una maggiore difficoltà a dare risultati positivi è quella che chiamiamo storia. Gli studenti non ne possono più dell'insegnamento della storia, è una delle materie più noiose su cui è più difficile, non dico dare buoni voti, perché poi i buoni voti si danno abbassando l'asticella del risultato, ma ottenere la motivazione, la partecipazione degli studenti. Gli studenti che studiano storia in genere si annoiano. Io guardo gli studenti o ex studenti che sono sicuramente freschi di questo tipo di problemi. Tutte queste date da imparare a memoria, tutta questa storia che non ha nulla a che fare con la nostra vita, con la vita dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, del territorio in cui si vive, no? Che è sempre più difficile da, non dico da imparare, perché imparare si impara a memoria. E allora come si fa? Quando dico noi la legge dell'autonomia scolastica è una delle leggi meno applicate nella scuola, penso per esempio all'autonomia come possibilità di elaborare un curriculum legato al territorio, cioè noi non dobbiamo per forza continuare, le indicazioni nazionali ci dicono altre cose se le leggiamo e le metabolizziamo. Non dobbiamo più pensare che dobbiamo prendere un libro di testo e studiare di testo e studiarlo da A alla Z per quello che c'è scritto di studio, ma dobbiamo imparare. Questo vale per tutte le discipline. Meno informazioni e più metodo. Cioè la storia non è file di dati a memoria che impariamo alla primaria per grossi quadri storici e dimentichiamo. Impariamo alla scuola media, che è una stranezza che abbiamo solo nel nostro sistema scolastico, e poi ce ne dimentichiamo per tornare di nuovo a imparare alla scuola superiore del secondo ciclo. La storia è metodologia di ricerca storica, e allora il laboratorio del museo diventa il luogo dove si fa ricerca storica. Lo studente che fosse condotto a fare progetti di ricerca storica è uno studente che non si annoia, perché scopre, ricerca, e in questo senso il museo, il piccolo museo rispetto ai grandi musei, è un museo che non si limita alla tutela dei beni culturali, ma ne promuove la valorizzazione. Valorizzazione vuol dire incremento, ricerca, radicamento delle persone, degli studenti, soprattutto nella ricerca. E questo riguarda la lingua, riguarda tutte le discipline che associamo al termine scienze. Quindi la metodologia, la didattica laboratoriale vuol dire avere dei luoghi che promuovono progetti di ricerca reale. Ricerca vuol dire cercare qualcosa che ancora non si sa, tutto il resto non è ricerca. Noi continuiamo a chiedere ai nostri studenti di compilare inventari di notizie, poi ce ne mettiamo se le copiano da Google. Abbiamo un problema invece di incrementare davvero una didattica. L'altro punto è l'alternanza scuola-lavoro. Sembra una cosa diversa, ma perché la legge 107 ci dice che anche i licei classici, tutti devono fare le attività di alternanza scuola-lavoro? Perché un altro, non è soltanto un problema di professionalizzazione, perché la professionalizzazione, imparare un mestiere, riguarda tecnici e professionali, essendo ancora i licei istituti scolastici non professionalizzati. Perché allora vogliamo mandare gli studenti dei licei a fare un qualche cosa in un'azienda, in un ente pubblico, in un ente locale? Perché l'alternanza scuola-lavoro si fa con un progetto laboratoriale, anche qui si va a imparare facendo il famigerato learning by doing dentro realtà che ci possano insegnare qualche cosa in modo attivo ed esperienziale. Quindi siamo contro l'alternanza scuola-lavoro
come banale e casuale collocazione dei ragazzi in qualche posto dove alla fine non resta nulla di positivo da riportare nella scuola, ma siamo a favore di progetti che diventino laboratori, esperienze, e quindi ritornano ai musei, perché c'entrano i musei, come luogo privilegiato ai piccoli musei di alternanza scuola-lavoro, perché lì noi possiamo localizzare dei luoghi che per vocazione e per identità sicuramente promuoveranno dei progetti scuola-lavoro con le scuole che avranno un loro significato forte anche per un liceo artistico o per un liceo classico. E quindi stiamo chiedendo ai piccoli musei, l'associazione sta chiedendo ai piccoli musei a livello nazionale quali sono le loro potenzialità per accogliere progetti di alternanza scuola-lavoro. E questo corso che noi presentiamo servirà anche come punto di incontro tra le scuole che vogliono collocare dei ragazzi in progetti di alternanza scuola-lavoro motivati e qualitativamente orientati a una didattica laboratoriale, e quindi questa è un'opportunità importante. Finisco dicendo che l'interesse del territorio all'attivazione di didattiche di questo tipo ha almeno tre aspetti importanti. Uno riguarda l'accrescimento dell'identità. Più ce la mettiamo sul territorio, più ne conosciamo i connotati culturali attraverso la ricerca, la partecipazione, più capiremo anche la dimensione globale che oggi la nostra vita in questa società contemporanea ci richiede. Ci creerà anche nuove opportunità per una pratica dell'inclusione culturale, perché questa è un'emergenza che viviamo e che può avere una qualche possibilità di successo solo se chi viene portatore di altre culture trova un tessuto ben consapevole della propria cultura, e quindi un territorio ricco di potenzialità verso un dialogo positivo tra culture. E quindi diciamo che alla fine può essere anche un motore di coesione sociale. Studenti motivati che lavorano su un laboratorio territoriale, un'identità culturale, sono anche studenti che apprendono come competenze collaterali le regole della convivenza, della legalità, che spesso insegnate in maniera a sé stante diventano un'altra disciplina noiosa. Oggi c'è un'ora di legalità, la legalità si pratica ed è un portato della partecipazione e dell'identità culturale delle persone. Quindi noi abbiamo pensato di formare delle figure di snodo, perché tutto questo che sto dicendo è molto difficile da praticare, perché ci vuole un know-how preciso. Come si fa un progetto di alternanza scuola-lavoro che tenga conto di queste cose? Come si fa un progetto di didattica laboratoriale per la scuola primaria che tenga conto di queste cose che ho detto? Ci vogliono delle figure ponte che stiano, diciamo, che abbiano un occhio alla scuola e un occhio al territorio, e che siano dei connettori, delle persone in grado di connettere realmente questi due mondi attraverso una visione collaborativa reale di questi processi. Quindi, alla domanda a chi può interessare un profilo di questo tipo, noi abbiamo sempre risposto, sempre alla scuola, per motivi che ho detto, ma interessa moltissimo anche gli enti locali per orientare le loro politiche verso la scuola, come ho detto, non soltanto per i servizi essenziali, ma per quell'offerta di integrazione culturale che comunque gli enti locali, con le poche risorse, sono sempre meno, lo sappiamo, che hanno, però continuano a fare, no? I progetti, i laboratori, eccetera. Serve anche a chi lavora nel terzo settore e in qualche modo diventa a volte il terzo interlocutore di questi progetti.
fatto in questo mondo, non saprei come circostanziarlo di più. Prego. Grazie per l'invito che mi è stato rivolto, grazie a tutti i relatori, al professor Fagioli, alla dirigente, si sente anche aziendale,
aziendale, eccetera, che è qualcosa di importante, che riguarda la vita di tutti noi. Lo sforzo di ognuno di noi è efficace, riguarda il consumo non efficace, scusate il bisticcio di parole, di energia, un costo energetico che non raggiunge gli obiettivi prefissati, e se li raggiunge con un costo energetico necessariamente superiore a quanto sarebbe stato necessario. Dunque, il discorso dell'efficacia lo leghiamo al discorso dell'economia. Nessun imprenditore sognerebbe di essere efficace a scapito della economicità dello sforzo. Quindi l'occasione del seminario di oggi è paradossalmente incentrata, è vero, sul corso di perfezionamento concernente la figura delle esperte in attività laboratoriale, ma questo richiama il discorso della rete. E fare rete non significa soltanto fare rete tra scuole, che chi sta nel mondo della scuola sa o dovrebbe sapere bene cos'è una rete, quantomeno se ne parla. Ma la rete non può riguardare soltanto la rete infrascolastica, ma deve riguardare la rete tra i diversi, in termini aziendali si chiamano stakeholders, tra i diversi soggetti portatori di interesse del territorio, in primis gli enti locali territoriali. E guardate che scuola è territorio, quindi sistema dell'autonomia funzionale, la scuola, e sistema dell'autonomia territoriale, il comune, sono, per usare ciò che detto dalla sottazione, una sorta di rendire, cioè una doppia faccia di una medesima medaglia. Ancora sbagliamo, non so curare maiestatis, se pensiamo che la scuola fornisce all'amministrazione centrale e il comune all'amministrazione periferica, perché facciamo un errore clamoroso dal punto di vista storico, filosofico e soprattutto giuridico. La scuola, per come la intendiamo adesso, e il comune per come naturalmente lo intendiamo, rappresenta gli elementi attivi di sviluppo del territorio, di questo territorio, non di un territorio in sé. Anzi, sorregge questa mia affermazione anche la costituzione, che in genere il sindaco legaliamo ai diciottenni, come se a 18 anni dovesse imparare a leggere la Costituzione, e spiegarle un pochino addirittura nel primo ciclo anche di istruzione, se non ci deve spiegare. La stessa Costituzione, ci richiama all'ordine, con l'articolo 118 che attiva il cosiddetto principio di sussidiarietà. Cioè siamo noi che pensiamo a noi stessi. E quando il livello più prossimo a noi non è capace, intervengono i livelli superiori, perché vi è una inversione di tendenza nello sviluppo del territorio. Dobbiamo aspettarci che siano gli altri a svilupparci, lo Stato. Siamo noi che dobbiamo pensare a noi stessi, ce lo dice la Costituzione, ce lo dice la legislazione ordinaria. Di conseguenza, quando parliamo di reti, dobbiamo usare questo termine nelle tavole rotonde, nei seminari, così via dicendo. Dobbiamo applicare questo concetto, che non è soltanto un concetto sociologico, è un concetto giuridico. Perché ricordo a me stesso che le leggi il Parlamento le approva per farle applicare. E nel momento in cui non si applicano, significa che abbiamo lavorato a vuoto. E il concetto di collaborazione a rete non è un concetto recente nell'ordinamento scolastico e nell'ordinamento o nella legislazione ordinaria, il concetto datato. Perché io voglio ricordare sempre a me stesso, professore, che dal 1999 si parla di rete con il regolamento sull'autonomia, anzi, anche il regolamento contabile della scuola, il famoso decreto ministeriale 44 del 2011, si parla di rete.
Per non parlare poi della cosiddetta buona scuola, come faceva riferimento il professor Fagioli, la legge del 2015, la buona scuola del 107, dove è esplicitato il concetto di rete. Se noi dovessimo pensare che la rete è qualcosa di scolpito nella vigente normativa senza applicarla, avremmo abdicato alla funzione di essere protagonisti della crescita del territorio. Io ogni tanto bisticcio con il sindaco di Bartano, questioni che hanno personali. Perché? Usando le social, perché so che la mia presa di posizione su alcune questioni che io ho vissuto e che terrei che fossero risolte, evidentemente che non sono state da risolvere, hanno un interlocutore attento al problema. Al di là della replica subitanea, perché voi insegnate che in base al principio fisico, se io ho un'azione forte, io ho un'azione altrettanto forte, quindi diciamo questa prestazione, ma c'è un interlocutore attento che fa tesoro di chi probabilmente ha esperienza, chi ha toccato con mano alcune questioni e ha risolto, chi come ha toccato con mano alcuni problemi che invece non sono stati risolti e vorrebbe il proprio territorio protagonista, forse anche all'eccesso, del proprio sviluppo, del proprio miglioramento strutturale, il che significa un territorio più appetibile, che probabilmente in quanto più appetibile può essere foriero di occasioni di lavoro che si creano, perché anche la figura dell'esperto in attività laboratoriali è un esperto che crea occasioni di lavoro, crea anche opportunità di lavoro, mettendo in rete quei soggetti che dovrebbero di per sé forse essere in rete, che per ragioni varie non riescono a stare in rete, quindi una figura professionale formata anche dal punto di vista scientifico potrebbe essere, secondo me, è un tramite, un mezzo per far dialogare istituzioni che per legge dovrebbero dialogare. Quindi lo strumento della rete non è qualcosa soltanto, lo ripeto, che qualcuno ha voluto caratterizzare, ma è uno strumento del quale chi riflette e chi opera sente il bisogno di farlo crescere e implementarlo, cioè attuarlo realmente. Tanto, forse meno, le cosiddette reti d'ambito, quanto soprattutto le reti di scopo. Perché le reti di scopo sono quelle reti che fanno il caso nostro, Presidente, guarda, non farete pubblico, ma dovevo arrivare a questo. Fanno il caso nostro, perché noi siamo una entità storico-linguistica particolare, che forse non ha molto da spartire con altre realtà, anche d'ambito provinciale, che appunto del patrimonio storico-culturale linguistico hanno fatto occasione di rilancio produttivo anche lavorativo di questo territorio. Dimentichiamoci che la Regione Salentina rappresenta l'assieme di 9 comuni, lasciamo stare l'unione dei comuni della Regione Salentina, che è tutt'altra cosa, un soggetto giuridico che era la Servizi, al di là del nome, 9 comuni che da sempre hanno collaborato, al di là di questo tipo di opinione, che è recente, veramente recente, perché di per sé sono stati legati da un minimo di sentire dalla storia e quindi via seminari, iniziative e così via, comunque noi siamo i protagonisti del territorio e senza rete non costruiremo ben nulla. Se al termine di questo incontro riuscissimo a comprendere più a fondo il significato importante di rete, capendo appunto l'importanza, forse ci daremmo molto più da fare a superare anche i campanilismi, che è l'esatto contrario della rete. Diceva il sindaco di Martano, diciamo, un po' spenti, che la concessione di un finanziamento alla casa museo di Carmena, è stata un'occasione di crescere in questo territorio, ma oggetto di velate polemiche, come se i fondi fossero stati dati a Carmera, no? Si fossero comunque riversati su un territorio ampio, su una popolazione di 47-48 mila abitanti.
a prescindere dalla sede fisica dove è ubicato il la San Museo, che fisicamente ci deve essere un luogo dove ha stabile residenza questa struttura, ma se la Casa Museo fosse sentita ancora di più, magari non è il mio sentimento, fosse sentita come soggetto di tutta realmente la vicenda, probabilmente anche chi opera lì dentro con uno spirito di sacrificio, con passione, così via dicendo, sentirebbe proprio spinto, possiamo dire, da una forza invisibile che farebbe come dire, raddoppiare, triplicare, quadruplicare, quintuplicare le forze e gli sforzi. E la rete non è soltanto qualcosa che afferisce alla scuola, reti scolastiche, ma afferisce anche al rapporto tra scuola, detta autonomia funzionale, e territorio attraverso il comune, oppure voglio dire la rete può essere tranquillamente, anzi deve essere tranquillamente, rete intersoggettiva, rete tra comune e scuola. Altrimenti che cosa sarebbe? Il comune è il soggetto principale di un territorio e l'ente locale il soggetto che rappresenta gli interessi di una comunità. Articolo 3 del testo unico degli enti locali, pietra miliare. Questo è il comune che rappresenta la comunità e rappresenta anche gli interessi della scuola. A me che fanno sorridere alcuni sindaci, a proposito della chiusura presunta di alcuni servizi scolastici, che voi sapete che il nostro territorio che sono anche dei servizi scolastici che altrove si bisognano, penso al tempo prolungato, penso alla mensa, che non è soltanto un luogo dove si manca, un luogo dove si socializza, che si vorrebbero chiudere perché sono scomodi alle attività extrascolastiche. Le attività scolastiche sono extrascolastiche, per non stando che c'è della scuola, sono extrascolastiche, che si vorrebbero chiudere e ti fanno sapere a questi che dicono, vabbè, io cosa posso fare? Sono attività che appartengono alla scuola. Sono attività che attengono al comune, che erano la vecchia servizio scolastico. Comunque non entra nella didattica, anzi, potrebbe forse entrare all'interno del piano dell'offerta formativa che va concertato, eccetera. Non dimentichiamoci, cioè, piano dell'offerta formativa, cioè, la scuola è cambiata, la scuola è vostra, il nostro come territorio. Che cosa c'entra il comune? Quindi che ci posso fare? Il genitore così. Io avrei smantellato, perché sono i genitori che non stanno capendo, la scuola non è della dirigente, la scuola è del territorio, delle famiglie, degli alunni, dei docenti e nel corso le diverse sinergie, le diverse anime devono trovare una sorta di sistemazione condivisa, perché il corso prima di essere approvato va organizzato, dunque deve essere partecipato. Dunque rete non soltanto scolastica, ma la centralità delle reti e la centralità del comune che deve per legge ormai lavorare in rete. I piccoli comuni fino a 5.000 abitanti, e sono la stragrande maggioranza dei comuni della Grecia, se devono lavorare, devono, se non fanno la sede del codice penale, poi il codice etico, devono lavorare in rete. Proprio in virtù della logica, dell'efficienza, efficacia, economicità e adeguatezza della struttura. Ormai il comune che ha poche centinaia di abitanti, ci sono comuni nel nostro paese che hanno 30, 35, 40 abitanti con lo stesso ordinamento, devono lavorare in rete, perché il comune che lavora da solo è un comune fuori mercato, ormai la pubblica amministrazione ha una logica aziendale, vogliamo così, poi l'identità, le culture, tutto quello che vogliamo, è chiaro che non, il prodotto di un comune non è il prodotto di un'azienda. Il lucro dell'azienda è la maggioranza del profitto rispetto ai costi, ma il lucro, il prodotto finale, l'efficacia, l'efficienza comune si tramuta non in qualcosa nel dividendo che va ad essere un dividendo finanziario, ma un dividendo economico
che è esaltazione del patrimonio culturale, della vocazione di un territorio, di alcuni valori che possono essere misurati. Dunque, attenzione, rete, occasione del lancio della figura dell'esperto, ma ragionamento sottostante, importante, rete tra scuole, rete tra enti locali territoriali, rapporto di rete tra scuole, istituzioni scolastiche e territorio. E di rete che abbiamo bisogno, perché il vero problema del territorio, non voglio prenderla molto alla lontana, della Puglia e dunque del Salento, è che ci sono tanti centri di interesse, tanti centri di potere che erano le medesime servizi, e quindi vi è una misura policefala o policentrica in cui tutto fanno tutto senza che vi sia l'obbligo di un rapporto. Io mi sono divertito a guardare la distribuzione degli ambiti territoriali scolastici della Puglia. Divertito, no? Perché molti, a molti sfuggono questo. Che dicono alcune cose? Noi abbiamo un ambito, c'è Santano, eccetera, eccetera, Mastignano, Palmera, Nove, così via, che sono totalmente slegati dagli ambiti che ha costruito la regione, dagli ambiti che erano i servizi sociali, dagli ambiti che erano i servizi sanitari. Dunque, come è possibile decidere in maniera efficiente, efficace, economica, se non abbiamo un ragionamento concertato e oggettivamente e potenzialmente efficiente? Se noi vogliamo sviluppare dallo sindaco di Martano, e questo c'entra con la figura dell'esperto laboratoriale, che per me vuol dire anche poco, non, invece non è così, ma mi consente di fare un ragionamento sulla rete, perché questa figura, se io guardo voi lo sviluppo della proposta, ha il compito di far interagire attraverso la rete più soggetti. Se io voglio fare una politica di rilancio di un territorio, e ho un problema che qualche modo puoi portare, il distretto socio-sanitario di Martano, formato da una serie di comuni, 10 comuni, ma i nomi poi vediamo. La Crescia Salentina, che è dominus rispetto a servizi, composta da 12 comuni, alcuni dei quali sono appartenenti al distretto sanitario di Martano, altri al distretto di Maglio e altri al distretto di non so dove, tre distretti di Calatina. Io, come sindaco di Martano, anzi come vicepresidente dell'Unione Comunale, come posso determinare una politica efficiente ed efficace di trasporto, per esempio, in relazione ai poli scolastici? Se avessi una comunità abitativa, attenzione che per caso gli ambiti che erano nei servizi sociali coincidono con gli distretti, per caso, guardate, per caso, ma certo quelli scolastici non coincidono. Perché sono andato a scoprire? Perché la Regione Puglia non si è mai dotata, a partire dal 2014, una legge, l'ho scritto io, quindi solo so a memoria, scritta io con la legge, approvata all'unanimità, ma le leggi non vanno scritte e approvate, vanno eseguite, e la Regione Puglia dal 2014 non ha fatto mai un piano di riordino territoriale, previsto dalla legge regionale. Dovrebbe venire prima che RIRA è l'unico che me l'ha detto. Dovesse scoprire gli altri, diciamo, non l'ha detto, ha sbagliato, che dovrebbe venire prima del riordino ospedaliero, perché il riordino ospedaliero in cui l'hanno fatto un pochino, guardando, ce l'hanno fatto in Emilia, ma in Emilia ha fatto prima di ordine territoriale, non c'è stata quella polemica. Dov'è la polemica tra Galatina, Povertino, Nardò? Se io organizzo il territorio per bacini, io sono mezzo nel bacino 1, bacino 2, ma senza questi bacini c'è la guerra tra campanici, dunque il concetto di rete. I piccoli comuni, dicevano, dovrebbero dire, discorso, hanno l'obbligo di erogare servizi a voi, non a me, in rete. I piccoli comuni, fino a
5.000 abitanti, hanno l'obbligo di erogare i servizi fondamentali del comune, sarebbe tutto, l'anagrafe, la polizia locale, i servizi finanziari, territorio, urbanistica, eccetera, attraverso A, convenzione dal comune, che è l'articolo 32, o B, attraverso l'unione dei comuni, che è l'articolo 32 e 2. Possiamo dire che neanche noi lo stiamo facendo, almeno allora, e siamo i più bravi. E allora come? Professore, di cosa stiamo parlando? Se il principio di sussidiarietà dice voi dovete fare queste cose, voi dovete essere protagonisti, ma non come scarica a barile, perché così organizza lo Stato. E ci invitiamo a fare come i ragazzini, quelli più bravi, che non fanno copiare il compito di pianto. Non abbiamo una politica di benchmark, non abbiamo un confronto, non prendiamo bene, come dire, le buone prassi. Voglio dire, qui lì, come possiamo pensare di sviluppare? Sviluppiamo il territorio perché c'è qualche genialità, di qualche sito che si inventa Martano, città dell'arte, sembra cardinale, però può essere una cosa molto importante. Ci deve scervellare per far crescere il territorio, ma sono convinto, mi avvio a concludere, che tutti i sindaci di sinistra, per quello che è rimasto, di centro, di destra, eccetera, sono animati da buona volontà. E quindi si fanno anche il quadro per poter far crescere, non basta, perché pochi hanno capito che occorre, per sviluppare il territorio, cambiare modello organizzativo. Vedete, il 31 di questo mese, questo permettendo perché mi devo utilizzare, io sarò a Rossano Parco e a Corigliano Parco, in provincia di Cosenza, perché alle ore 11 toglieranno un ideale lenzuolo grandissimo che per anni ha diviso queste due comunità che sono contigue a trattare. Perché dal 31 marzo 2018 nascerà il comune unico di Rossano Corigliano di 77.000 abitanti, che ha superato per dimensione demografica anche la città di Cosenza, che è il capoluogo di provincia. Rete, referendum popolare, principio di sussidiarietà. Quindi se i comuni hanno l'obbligo di lavorare in rete, obbligo, non potestà, se le organizzazioni scolastiche hanno la possibilità, qui non c'è un obbligo perché ci sono diritti di utenza contrastati, l'opportunità di lavorare in rete, se questi due soggetti organizzati hanno la possibilità di lavorare in rete, perché la rete deve essere soltanto la capacità di qualche bravo dirigente e non un sistema radicato nel modello culturale di qualcuno di noi? Perché queste figure che noi andremo a formare, hanno bisogno del territorio, e la scienza della filosofia nell'università, nell'indire, nell'istituto convenzione di Calimera e quello di Martano, ma è il territorio. Se il territorio non è vocato ad accogliere le novità, queste rimangono sufficienti, che creano più problemi quanto ne risolvono. Allora, non è una questione difficile questa, anzi, non è una questione impossibile, è una questione difficile. Ci hanno insegnato, vuol dire, che anche le difficoltà, con un po' di buona volontà, con un po' d'olio di gomito, probabilmente possono consentire di superare le scuole, perché quando io parlo di scuola, in realtà questo fattore inizio, noi parliamo di autonomia scolastica, non è solo autonomia didattica, ma è anche e soprattutto autonomia organizzativa. Allora, io mi auguro che un incontro come questo, io sono un po' appassionato di queste cose, sai quanto ci tengo, perché quanto abbiamo fatto rete noi, qui, noi abbiamo avuto l'ultimo corso di finanziamento, parlo dell'area nostra, che è andato a beneficio di Campo, di Mettignano, abbiamo chiesto 6.400.000 euro, ce ne hanno dati 7, bravo. Se non è successo, questo anche se è fatto legale, 6 milioni e 4, però 7.
che diviso 12 per 150.000 euro. Quando abbiamo fatto vero, perché abbiamo sviluppato un modello organizzativo, là ce l'aveva, e quindi abbiamo messo in campo, abbiamo ridotto i punti di debolezza e abbiamo esaltato i punti di forza. Allora, ok, io mi sono guardato bene, mi è servito anche per guardare il sito della Juve, e è chiaro, anche per promuovere attività di conoscenza, oltre che di competenza, siamo nella fase della conoscenza, la competenza di l'attività dell'universitaria, peraltro svolta in modalità telematica, che non è una scherza, vedete, c'è da dire che le attività delle università telematiche siano di secondo me. Le università classiche hanno buttato estremamente sulla telematica per ragioni di costo. Io ho conosciuto l'attività di più che conosciamo, le attività di invio, dovevo conoscerla, e poi c'è Serena, che la conosce, per motivi, familiari, personali, mi è servito a capire che c'è una figura che probabilmente può destare anche l'interesse di qualche giovane, qualche operatore, perché attenzione, se non facciamo rete, Silvano, potremmo creare sorpresi, perché attenzione, veramente, se a Palmera c'è la casa museo, a Martignano a breve sorgerà un museo della civiltà del tabacco. Stiamo parlando di un'operazione di un paio di milioni di euro, sorgerà, non potrebbe sorgere. Allora, se gli enti locali non fanno rete e non dialogano, non sempre due contenitori a poca distanza uno dall'altro sono, come dire, elementi necessariamente produttivi. Né necessariamente devono essere, come dire, momenti di contrasto, ma la rete che negli enti locali significa convenzione, accordo di programma, servizi all'interno dell'Unione, perché Galimera e Martignano sono parte della medesima Unione, voi due siete che non diavolo, pensando che il museo qua non prendo l'idea che faccio. Democrazia, partecipazione, analisi di costi, benefici, perché noi potremmo aver acquistato un mobile prestigioso per 300-400 fare l'investimento a carico di chi inizia a carico e poi creare un qualcosa che non funziona dal punto di vista della sostenibilità. Per cui se rete ci deve essere anche nei comportamenti che, voglio dire, che determinano la rete. E allora quando la normativa difficile che noi la si vada a trovare tra ordinamento scolastico, legislazione ordinaria, ricordiamo che sempre la legge principe della collaborazione, lo ricordo sempre a me stesso per la terza volta, che la legge sul procedimento amministrativo, la legge 241 del 1990, l'articolo 15 parla di intese, di collaborazioni e non di reti nelle scuole, di reti nei comuni. C'è comunque uno strumento che consente dal punto di vista giuridico di operare attraverso atti di diritto privato, le convenzioni, i contratti, per fare. Allora, appunto, cari amici partecipanti, così via dicendo, io ci credo, perché ho scommesso anche che sono elementi estremamente positivi. Mi ero occupato finora, mi sono occupato, mi occupo di reti negli enti locali, meno di reti nelle scuole, ho visto quello che la mia paese tutti hanno fatto. Sappiamo che la rete e lo sviluppo del territorio non è qualcosa che appartiene all'istituzione, cioè al sindaco di Martignano, punto, al sindaco di Martignano, ma appartiene a tutti noi, in base all'articolo 118 della Costituzione, comma 4, sussidiarietà orizzontale, che dovrebbe essere scolpito qui, perché se le cose non funzionano a Martignano, potrebbero non funzionare per tanti problemi. Non è soltanto responsabile del sindaco, è la bella nostra, primo perché l'abbiamo letto e secondo perché non gli abbiamo dato lo strumento critico in base a quel principio di sentirci protagonisti, attori principali
del territorio e non persone che partecipano se vengono chiamati in incontri di questa natura. Io ho detto la mia visione, non è detto che sia quella giusta, però nel momento in cui mi sono confrontato e ho contribuito a mettere mano, ho capito che se il cittadino comprende effettivamente che cos'è lo strumento della partecipazione condivisa e dell'applicazione attraverso gli strumenti giuridici di quella condivisione, potenzialmente le cose potrebbero andare meglio. E quindi l'invito che io vi faccio è di lavorare in rete. Se c'è qualcuno interessato, sicuramente ci potrà essere, a mettersi anche in discussione, se vogliamo, attraverso questa nuova figura, lo faccio, perché la rete rappresenta il destino e il futuro di ognuno di noi. Grazie, scusate, sono stato un po'. Lontani dall'economia, perché siamo fuori dal centro dell'economia che ormai
e verso la Germania, una terra periferica dove non ci passi, dove devi andarci. E allora chi la abita deve industriarsi, deve inventare. E i modi per approvvigionarsi d'acqua l'hanno inventato i contadini. E in un terreno arido, l'invenzione scientificamente importantissima, come quella delle pozzette, è qualcosa che può essere replicato in tutto il mondo, perché una volta realizzato il sistema, poi fa tutto la natura. Per fare un esempio, i modi di filtraggio dell'acqua, i modi di sopravvivere mangiando non la carne perché costava caro, perché non c'era, ma in un territorio come il nostro, col clima temperato, della verdura che la fa da valore, ancora di più se la si raccoglie nelle campagne selvagge e i legumi prendono il posto della carne. È tutto un sistema di vita che è stato creato dalla povera gente di questo posto, che era ricchissima di inventiva e di capacità. Adesso la situazione è cambiata, non può cambiare. Allora queste cose vanno messe a frutto, vanno indagate, vanno studiate, perché diventano esperienza per altri luoghi, per altre genti, e diventano oggetto di scambio, perché sono elementi essenziali della nostra cultura. In un periodo in cui l'omologazione domina, dalla musica a tutto il resto, avere qualcosa della cultura materiale e immateriale da scambiare è la nostra carta di gente. E allora qua dobbiamo investire. E queste strutture, come i musei, sono il punto di incontro e di scambio con le culture locali, così come il nostro, anche altri. E anche altri fanno parte dell'associazione di cui i musei, perché già a Nimera sono in due, perché c'è quello di storia naturale. Poi dall'anno scorso c'è l'altra Carpignano, che è archeologico. C'è un'altra raccolta a Melpignano, c'è quello di Magni, c'è a Lecce una raccolta importantissima di oltre 400 strumenti, tutti funzionanti, che vengono da tutto il mondo. C'è una realtà pulsante. Perché dico il museo? Spesso anche per la dimensione, ma non è quella la caratteristica, è fuorviante. E perché non è un museo? Intanto bisogna ribaltare l'idea del museo, non più un punto di arrivo, ma un punto di partenza. In genere il museo si intende un punto di raccolta, di collezione, di quadri, di oggetti. Nei nostri piccoli musei ci sono gli oggetti, però con due differenze. Una, che a realizzarli partecipa la popolazione. Chi ha portato gli oggetti che sono esposti alla casa museo è fermato nel tempo attraverso una targhetta dove c'è il nome in greco, il nome in italiano e il nome di chi l'ha donato. Quindi ogni oggetto diventa un elemento della partecipazione della comunità a questa realtà. Un museo come il nostro che ha degli oggetti, gli oggetti diventano live, diventano occasione per recuperare parti di memoria collettiva, oltre che individuale. Ed è un punto in cui la cultura materiale e quella immateriale si fondono assieme. È un posto dove entrando non si fa un biglietto, dove se si vuole si dà un contributo al museo. È un punto dove si viene accolti e quest'anno sarà la seconda giornata, ci sarà la seconda giornata nazionale dei piccoli musei. L'anno scorso il nostro centro di accoglienza è stato un lampioncino, perché una caratteristica di Calmera è la festa dei lampioni. Quest'anno invece sarà una pergamena che conterrà dei testi di Vito Domenico Palumbo, con la traduzione poi che accompagnerà. Ed è una cosa importante. E questo ci fa entrare in una dimensione particolare. Questo è un anno importante per la Regia Salentina, non per Calimera. Sono 100 anni dalla morte di Vito Domenico Palumbo. È un anno come un altro, però è l'occasione per un momento di riflessione, un anno di riflessione su quest'area. E i vari comuni sono stati coinvolti, qualcuno ha risposto, qualcuno meno, con attività che riguardano teoricamente la figura di questo del più grande studioso dell'area. In realtà è un momento di autoconoscenza, di presa d'atto di quella che è oggi la realtà e che futuro può avere una realtà minoritaria e periferica come la Regia Salentina. Ed è qualcosa che può essere un'occasione importante. Vi faccio l'esempio, mi accennavo prima al sindaco di Mandato, noi vorremmo realizzare un progetto, uno tra i tanti che voi come collage saranno insieme in questo. Questo signore, il Domenico Palumbo, pensate che circa 70-80 anni prima delle ricerche di Rawls, di Anastasis, aveva elaborato il primo vocabolario del greco e come tante cose ha cominciato in una fine. Questa parte del vocabolario del greco, che sarebbe quello del greco quando
cioè scritto a mano nei quaderni che lui aveva fatto pensare a Costantinopoli alla fine dell'Ottocento. Costantinopoli era re e là c'era un centro studio importantissimo del lessico greco. Dopo la guerra greco-turca nel 24, questo materiale con il greco è stato mandato via ed è andato a finire in Asmirina, alla periferia di Atene. Da là all'Accademia del Lessico Storico, dove sta ancora ormai da 8 anni, prima è andato a Pavia e poi sono andato io, abbiamo fatto trovare questi manoscritti, li abbiamo tirati fuori, abbiamo chiesto al governo greco l'autorizzazione a utilizzare questi materiali. L'autorizzazione è venuta dopo un anno. Siamo ritornati, abbiamo fatto le fotografie di questo materiale, pagina per pagina, e adesso ce l'abbiamo tutto quanto, lo stiamo studiando. Ecco, noi vorremmo arrivare alla pubblicazione di questo materiale del primo e del più grande studioso dell'area, e non solo di questa minoranza linguistica, poi vi dirò anche perché. Questo materiale vorremmo poi proporlo in una maniera particolare. Aprendo le pagine della pubblicazione saranno date 4 parti. Le due centrali saranno la nostra lingua, il greco, quindi la letteratura popolare di questa lingua, scritta in caratteri greci e caratteri latini, perché questi quaderni a Costantinopoli erano scritti in caratteri greci, pronti per essere stampati in Grecia. I greci non li potevano stampare perché non capivano niente, nel senso che leggevano quelle parole ma non le conoscevano il significato, perché erano parole del greco. Questo lavoro di traslitterazione è stato fatto allora, adesso viene fatto al contrario, viene scritto in greco in caratteri latini e solo due. Poi ci sarà la versione italiana e quella in greco. Quindi un'opera vastissima, tant'è vero che probabilmente dal volume iniziale sarà impossibile, quindi sarà un cofanetto che conterrà tutto questo. Ma questo è indicativo anche per le altre letterature. Sapete, alla fine dell'Ottocento tutte le minoranze linguistiche, ma non solo in Italia, in Europa, hanno ricevuto immediatamente quello che in Germania hanno cominciato a fare i fratelli Grimm. Cioè sono andati come effetto del romanticismo, quindi di tutta la storia dietro, a fare la ricerca sul campo. Hanno raccolto dalla gente che li conosceva e hanno ritrovato le fiabe che conosciamo tutti. Palumbo per 40 anni ha fatto questo lavoro da noi, andando in maniera meticolosa ogni giorno, ogni sera, nelle case delle persone della regia salentina, non di Calimera. E ogni volta che gli si raccontava qualcosa lui indicava il giorno, il luogo, l'ora, nome, cognome e soprannome che gli raccontava. Tutto questo materiale è servito a, già a fare il cofanetto che raccoglie la più grande raccolta di letteratura popolare in Italia. E poi parallelamente c'è questo lavoro fatto in Grecia. Perché vogliamo farlo? Non solo per il contenuto, ma perché i ponti di cui si parla tra nazioni vicine che le minoranze servono a consolidare si fanno così, stampando in italiano e in greco in questo caso tutto quello che riguarda una cultura comune che è andata nei due sensi, non solo dalla Grecia che è venuta verso di noi, ma da noi è andata verso la Grecia. Palumbo era in contatto con tantissimi studiosi in Grecia, addirittura nel 1300 sono le letture, gli affreschi del pittore da Otra, di Otranto, a Santa Sofia di Costantinopoli, quindi gli scambi sono stati continui. Adesso è il momento di tirare le fila ed è una cosa così importante che non può fare una piccola associazione con l'aiuto dell'Unione Comuni, dei comuni e non solo, cercheremo di aiutare anche in Grecia, anche perché ha senso l'aiuto anche in Grecia in questo lavoro, vedremo di andare avanti. Vedete che piano piano un territorio apparentemente poverissimo, insignificante, comincia a far capire qual è invece il valore di quello che viene nascosto, e questo nascosto bisogna tirarlo fuori. Gli archeologi scavano e noi dobbiamo scavare sia come archeologi e sia come indagatori, come ha fatto a suo tempo il Palumbo, perché adesso il greco sta scomparendo, solo che la scomparsa è cominciata nell'Ottocento e da allora è così dato il mostro, questo non si decide mai. Per cui non proclamiamo più una data del decesso, pensiamo semplicemente adesso a documentare quello che ancora c'è, ed è tanto, ed è importante documentarlo nelle varianti dei vari paesi, superando anche la cosa che vista da occhi esterni può sembrare ridicola, la supremazia presunta di un paese rispetto all'altro. Non si tratta di supremazia, perché è poco probabile che tutte le persone interessanti o volte siano andate a finire in un paese, tutte le critiche in un altro, è poco probabile. Invece può essere molto interessante indagare le differenze, perché le differenze nella lingua probabilmente portano una differente provenienza. Questo tipo di confronto ci serve pure a capire meglio da dove vengono i nostri antenati. E questo processo che è cominciato già dal
E qua intervengono i giovani di oggi. Quale è la sua forza? Ho già accennato a quello dell'archeologia, ma quello delle tradizioni, quello dell'architettura, delle costruzioni caratteristiche, sono tutti elementi che fanno parte della nostra cultura, che aprono tantissimi campi di indagine e che si devono basare sull'entusiasmo dei nuovi indagatori. È così che la storia di cui si parlava diventa un percorso affascinante, perché si possono aggiungere pagine, pagine che i giovani di oggi, così come peraltro abbiamo fatto noi e anche prima di noi, possono avere l'impressione di tirar fuori del primo. La storia diventa una scoperta, il contrario di quello che è considerato un deposito di nozioni, perché molte pagine ancora non si conoscono. Basterebbe questo a spiegare quale può essere l'interesse per le figure di cui si parlava, perché se io e qualcun altro come me hanno passato la vita ad indagare vari aspetti di questa cultura, con i tempi di oggi diventa difficile ripetere questi percorsi. Allora bisogna approcciarli offrendo ai giovani non il sapere, guardate, chi farà questo corso non conoscerà niente di più di prima su quest'area, però attraverso questo e corsi come questo avrà acquistato gli strumenti per poter indagare questo territorio e quindi farlo in maniera scientifica, in maniera attenta e in maniera poi da passarlo avanti. Vedete, ognuno di noi è un anello di una catena che è cominciata degli anni fa e gli anelli possono essere di ferro, di legno, di acciaio, di quello che volete, ma in tutta la catena fatta di anelli di mille materiali basta che si rompa un anello qualunque, di qualunque materiale, si interrompe la catena. Quindi non è nemmeno da aspettare il grande studioso per fare queste ricerche, perché ognuno è portatore, cosciente o incosciente, di elementi che devono essere trasmessi. Il lavoro sul campo di oggi è quello di usare le nuove tecnologie per recuperare, trenare e riutilizzare i materiali antichi, che spesso i ragazzi riscoprono come i materiali più nuovi. E credo di essere stato molto sintetico e vi ringrazio. Un'ultima cosa riguardo alla scuola, ci siamo parlati sempre come scuola soprattutto su come insegnare i comunicava i tempi eccetera. Ormai è tempo che nella normativa venga inserita tra le attività curricolari questa, ma inserita come obbligatoria, non più come opzionale, ma non solo come lingua e cultura di un posto. Vedete, in questi anni i giovani acquistano quella dignità che poi venderanno, tra virgolette, dopo nei contatti con altri territori. Finito questo tempo si andrà come minimo all'università, che in genere è fuori, poi si andrà a lavorare fuori. Quindi questo grandissimo bagaglio, se non viene acquisito in questi anni, magari in maniera cosciente, dopo non sarà più utilizzabile, rimarrà una nostalgia, però non ha un grande mercato. Sì, una cosa soltanto, a proposito, si è dimenticato Silvano, perché dopo quanti anni sono nasce il nome di Colombo? È nato nel 1854, no, quindi gli anni di età c'è, 100 anni era morto dal 1918. Bene, dobbiamo dirlo, perché poi questa cosa sembra anche per fare un po' di polemica costruttiva, che l'Unione dei Comuni delle Regioni Trentine, quel famoso finanziamento di 7 milioni di euro, ripartito dolorosamente in diviso 12, pari credo a 550 mila euro per ogni comune, al Comune di Calimero, che ha erogato quel finanziamento per poter procedere all'acquisto e alla ristrutturazione della casa di Guido Domenico Palumbo. Giusto? Fondi dello Stato al Comune di Calimero per ampliare la piazza e trasformare la piazza del pianto sportivo alla legge. Quindi quando parliamo di vento si fa, cioè chi deve fare, non si sente mai, perché se noi stiamo ragionando per trovare qualche spicciolo per poter pubblicare eccetera eccetera, ma l'acquisto della casa di Vito Domenico, che poteva essere il centro antioperativo, un altro tipo di museo collegato al territorio, se non viene fatto parliamo di mezzo milione di euro, cioè 1.100 milioni di euro, di cosa stiamo parlando? Allora, la rete dobbiamo costruirla o andare qualche negozio a acquistare, ma adesso si parla di rete, però dovete sapere.
detto niente e non esisteva altro da parlare. E Virginia è quello che l'ha portato avanti. Era un libro dei sogni che avevo creato io, dove i soggetti erano le scuole, i comuni, le associazioni, il Ministero degli Esteri, il Governo Reno, e dovevano operare tutti, ma non soltanto per la cultura, ma per creare gli alloggi edifici che venivano dall'università, per creare i servizi per loro, per creare il collegamento in un centro diffusi, tutto anche le cose di quello qualcosa è stato realizzato, ma molto è rimasto ancora là. Speriamo che prima o poi la fusione sia un fatto effettivo e si diventi un'area veramente un'area metropolitana. Però in queste cose tutto va come le onde del mare, forse di forze, e dico in seguito. Speriamo che adesso sia risalita. Bene, io penso che da quest'ultimo intervento abbiamo capito, soprattutto noi che magari non siamo dentro questa comunità, abbiamo tutti letto la vitalità di queste problematiche e di quello che può fare un museo piccolo su un territorio, e anche enfatizzando il concetto di rete, come queste entità si sviluppano anche in maniera potenzialmente collegata a costruire un tessuto culturale. E, una cosa di cui non abbiamo parlato nessuno, ma abbiamo accennato quando parlavamo appunto ancora di rapporto scuola-territorio, e vicino Sergio prima parlava di piano dell'offerta formativa, è la questione del bilancio sociale. Serena Greco, tra l'altro, come giovane ricercatrice, devi dire, si è occupata molto di questa materia, quindi può parlare in maniera più competente di quello che posso fare io. Però il concetto è che sempre in questo rapporto tra scuola e territorio, la scuola si fa vedere, no? Noi abbiamo i documenti della scuola che non sono documenti su cui, come spesso avviene, il territorio, come posso dire, sanziona la scuola per quello che fa, sono strumenti per l'integrazione e per crescere insieme. Io ora quindi passerei la parola a Serena per forse magari avete visto, avete trovato tutti i temi che c'era, però magari per circostanziare meglio i connotati di questa iniziativa e per comunque riportarla anche nelle cose che stanno dicendo adesso. Prego. Sì, anche buonasera a tutti. Appunto io, dicevo Massimo, lavoro per il dire nell'area di educazione e processi di miglioramento. Quindi dagli interventi precedenti che hanno parlato tanto del rapporto tra scuola e territorio, a me interessava molto gli interventi proprio che affrontavano il rapporto scuola e territorio, perché come voi sapete anche il Ministero ha acceso di riflettore su questi punti col Sistema Nazionale di Valutazione di PR80 del 2013, che prevede una fase di autovalutazione, in piccola parte la valutazione esterna, il piano di miglioramento che avete cominciato a fare dall'anno scorso, più o meno 2014-2019, fino ad arrivare poi al bilancio sociale. Il bilancio sociale è lo strumento con la quale la scuola dà conto, rende conto, con la quale la scuola si apre all'esterno. Noi piace tanto usare la metafora, la doppia metafora, dello specchio e della finestra aperta, perché il bilancio sociale in campo aziendale nasce negli anni 90, però in questi ultimi anni, in quest'ultimo tempo, è stata un'attenzione proprio rivolta alle scuole. Perché doppia metafora? Perché da un lato la metafora dello specchio, cioè la scuola è costretta a guardarsi dentro, costretta a riprendere in mano dei documenti, costretta ad analizzare quelli che sono i risultati degli studenti, ma non solo. E allo stesso tempo metafora della finestra aperta, perché è lo strumento con il quale la scuola si apre al territorio, dialoga con il territorio, fa entrare dentro il territorio. Prima Virginia ha usato la parola stakeholder, portatori di interesse. Bisogna proprio che la scuola superi la propria autoreferenzialità, ormai siamo nell'ottica di rete, si è detto tante volte,
c'è proprio una, un'ottica di dialogo continuo, di creare un tessuto tra la scuola e il territorio. Io, come dicevo prima, lavoro nell'area appunto dei processi di miglioramento e stiamo conducendo una linea di ricerca, nella linea di ricerca stiamo conducendo un monitoraggio proprio sui piani di miglioramento e queste cose vengono fuori dall'area di processo che parla di continuità e orientamento e ci siamo resi conto che vengono fuori anche da un monitoraggio che abbiamo fatto in precedenza sul riordino della riforma nel 2016. Però hanno difficoltà però a superare questa autoreferenzialità, hanno delle difficoltà a dialogare con il territorio. Per questo che Indire, diciamo così, ha intercettato questa esigenza proponendo una serie di attività formative. Lo vedete sotto gli occhi di tutti che la formazione in questo momento è un punto nodale proprio per lo sviluppo professionale degli insegnanti. Hanno investito, ora non si sa per questo cambio di governo, però hanno investito con i 500 euro per organizzare quella formazione, si è creata per la prima volta una piattaforma, la piattaforma Sofia, che dovrà creare proprio una sorta di portfolio degli insegnanti. Quindi c'è una grande attenzione alla vostra formazione intesa proprio come formazione di sviluppo professionale. È per questo che appunto ora le informazioni sul corso, ma non solo su questo, perché possiamo dire però che parte da un'esigenza che è venuta fuori proprio dalle scuole, quella di creare delle figure che sappiano muoversi nella scuola, che conoscano la scuola, ma che sappiano dialogare anche con il territorio. Noi siamo già alla seconda edizione, ad esempio, di un master sul profilo del corso di miglioramento, in aula c'è anche qualche alunno, proprio perché erano delle figure che ancora la scuola non erano mature all'interno della scuola, così come la figura di un altro corso interessante che è quello del Biprof, che è una figura proprio che si deve occupare di raccordo tra la biblioteca scolastica e il territorio per farla diventare un'agora, così come la figura dell'esperto in attività didattica e laboratoriale. Noi abbiamo pensato appunto ad un corso che portasse dentro la scuola e un'ottica di alternanza scuola-lavoro, ma non solo, in un'ottica di progettazione, in un'ottica, Massimo parlava prima tanto di didattica laboratoriale, in un'ottica quindi di didattica laboratoriale, di rapporto della scuola con il museo. Quindi lo vedrete nel vostro deadline, il corso è strutturato in moduli. I settori disciplinari sono vari, comunque è un corso da 20 crediti formativi universitari, 20 CFU, ed è proprio strutturato in tre sezioni, in cui da un lato c'è il rapporto della scuola con il museo, dall'altro quindi con un'attenzione anche proprio a quelle che sono le esperienze museali. Si parla di MAPI, musei, archivi e biblioteche, quindi proprio in un'ottica di integrazione di questi luoghi da portare dentro la scuola. C'è un altro modulo sulla scuola e il museo in rapporto con il territorio e poi appunto è declinato anche in base alla tipologia di scuola, quindi c'è un modulo rivolto più alla primaria e uno rivolto più alla secondaria secondo grado. Potete trovare tutte le informazioni sul sito dell'università che è appunto www.iuline.it e comunque ci potete poi iscrivere, contattare, chiedere maggiori dettagli. L'unica cosa che voglio aggiungere è che a dimostrazione che la collaborazione tra questa università
solo i docenti dell'università a fare a attivare degli insegnamenti, che abbiamo diviso per aree di competenza di insegnamenti, quindi diciamo che l'Associazione dei Piccoli Musei ha una parte attiva e costruttiva in questo lavoro. Io mi sento di dire che visto che è venuto questa attenzione per gli interventi anche che magari hanno avuto anche una natura, io prima di tutti, intendiamoci, una natura anche abbastanza tecnica, quindi non sono stati esattamente così, posso dire, insomma, se avete seguito a lungo questa cosa per quello che ci riguarda. I say you.